Buongiorno a tutti, Sandro Chinellato, Yamaha Commercial Audio Italia. Finalmente, bisogna dire finalmente, Yamaha presenta una linea di console nuove qui al Frankfurter Messe 2012. Siamo accanto al modello intermedio, che non sarà disponibile da subito, ma sarà disponibile probabilmente a settembre, si chiama CL3. Le sorelline, una più grande, CL5, e la più piccola, CL1. Si differenziano per numero di canali e numero di fede disponibili. Parliamo di 64 input channel mono per la CL3, più 8 stereo, 24 mix out, 8 matrici. Tutte dispongono di equalizzazione grafica, due dinamiche, eccetera, eccetera, tutto quello che serve. L'innovazione di queste macchine è, la filosofia di queste macchine è di mantenere quello che è funzionato fino adesso. Parliamo di interfaccia utente, parliamo di affidabilità, parliamo di componentistica, di mantenerla su queste macchine, innovando, aggiungendo delle features nuove, aggiungendo una networkabilità nuova basata su un protocollo Dante, e anche innovando l'interfaccia utente. Non parlo del touchscreen, che è quello classico di M7CL, anche se molto migliorato nell'estetica, nella risposta al tocco. Parlo di gestire così tanti canali con così pochi fader. Lo facciamo attraverso un'interfaccia innovativa per Yamaha, che consente di ovviamente richiamare direttamente i canali sui fader, ma anche di comporsi dei custom fader, prendendo ingressi, uscite, DCA. Non abbiamo detto che ogni macchina dispone di 16 DCA per la gestione di gruppi di canali. Vediamo un pochino però nel dettaglio un'altra cosa molto innovativa delle macchine, aprendo la schermata REC. Abbiamo aggiunto un premium REC che consente di attivare su ognuno dei canali, per esempio, la linea portico di Niv, e vedete che è proprio firmata dal signor Rupert Niv. Ovviamente la collaborazione con Steinberg in questo caso è notevole, quindi abbiamo recuperato la programmazione dei plugin di Steinberg e integrata nelle console Yamaha. Quindi in questo premium rack abbiamo, oltre che Niv, l'emulazione per esempio del famoso compressore Urey 1176, del compressore che dalla grafica si capisce chiaramente è il Teletronics, oppure un equalizzatore dinamico, che è un nuovo algoritmo della Yamaha, fino a montare per esempio un equalizzatore Pultec, ispirato quindi al suono Pultec. Quindi questo premium rack si aggiunge però a un rack di effettistica, chiamiamola tradizionale Yamaha, dove troviamo ovviamente i Revix, tutti gli altri VCM che erano già presenti nelle macchine Yamaha, quindi anche qui tradizione e standard mantenuti. Questi multi effetti ovviamente possono trasformare, dico ovviamente perché succede così anche in M7CL, possono essere trasformati in equalizzatori grafici o in multi effetti. A proposito di equalizzazione grafica, abbiamo aggiunto due rack di equalizzazione grafica, anche qui la possibilità di trasformarli in Flex 15, quindi in due equalizzatori a 31 bande con 15 interventi, questo nella classica tradizione Yamaha. Quindi se espandiamo alla massima possibilità, utilizziamo nella massima possibilità questi rack, possiamo avere addirittura fino a 48 equalizzatori grafici, 31 bande terza ottava con 15 interventi ognuno, insertabili ovunque, ai quali ovviamente, ripeto, aggiungiamo gli 8 multi effetti e il premium rack. CL3 e CL1 saranno disponibili da settembre. Il modello disponibile subito sarà CL5, che è la macchina più grande al momento, e lo stage box, il Rio 3224. Come dicevamo, tutti i sistemi CL hanno questi stage box a disposizione per ingressi e uscite remotate, ovviamente. Questo è il modello grande, con 32 ingressi microfonici, 16 uscite analogiche, più 4 coppie
di ASPU, il modello più piccolo che si chiamerà Rio 1608, è un più tradizionale senza le uscite ASPU e dispone di 16 ingressi analogici microfonici e 8 uscite analogiche. La cosa interessante è che questi stage, quando sono controllati da un sistema CL, hanno la possibilità di compensare il gain. Quindi quando uno stage box è condiviso tra più console, una console controllerà il gain analogico presente nello stage e a livello di network verrà compensato su tutte le altre console che condivideranno lo stage box. Questo è garantito dalla possibilità del network Dante di lavorare a 32 bit di dinamica, di quantizzazione, quindi, che consente virtualmente 256 dB di dinamica virtuale. Quindi anche se compensiamo di parecchi dB questa dinamica, rimaniamo sempre nel range consentito dai 24 bit di conversione, che sono circa 144 dB. La cosa interessante è che avvenendo in dominio digitale di network, la compensazione del gain può essere, diciamo, goduta anche da vecchie console Yamaha, parliamo di M7, parliamo di M5 o altre console tipo LS9, che montano eventualmente le card Dante. Quindi nel momento in cui sono nel network possono condividere questa compensazione del gain. Siamo spostati in quest'area dello stand per mostrarvi la nuova applicazione Nuendo Live, ripeto, Nuendo Live, che è un estratto delle funzioni di recording della sorella maggiore di Nuendo, che è ovviamente un prodotto Steinberg. Nuendo Live viene dato in bundle con qualsiasi sistema CL. Questo perché Dante, attraverso il suo driver DVS, Dante Virtual Soundcard, dà la possibilità di trasformare la porta Ethernet di un qualsiasi computer in una scheda audio 64 canali di recording. Quindi noi forniamo questa applicazione abbastanza spartana, se vogliamo, che però consente pronti via di registrare 64 tracce in ovviamente multitraccia attraverso la DVS. Questo è anche uno dei motivi, quello del recording multitraccia, per i quali Yamaha ha scelto il protocollo Dante. Un altro, ne abbiamo parlato prima, è la compensazione del gain, quindi la gestione dinamica che ha Dante della compensazione del gain, e l'altro è il recording, appunto, e terzo è quella che viene chiamata AVB compliance, nel senso che Dante, se e quando il protocollo AVB prenderà piede, è già pronto per essere trasportato attraverso tutte le strutture AVB. Relativamente all'arrivo della mia pilot unit, che stiamo aspettando con ansia, faremo una presentazione in sede Yamaha a Milano, dico probabilmente 2, 3, 4 maggio. La settimana successiva faremo un'altra attività a Roma in sede e date ancora da definire, però nella settimana successiva alla prima settimana di maggio, ne parliamo probabilmente di 7, 8, 9.